La Lidia Online presenta Grammatica, le preposizioni articolate. Le preposizioni sono parole che creano un legame con altre parole. Servono per dare informazioni. Dove, quando, perché, come, con chi, da quanto, eccetera. Esistono molte regole e molte eccezioni. Ci sono 9 preposizioni semplici e alcune si combinano con gli articoli. In questo video vediamo come si formano le preposizioni articolate. Le preposizioni articolate sono formate da preposizioni semplici più articoli determinativi. Seguono le regole delle preposizioni semplici, seguono le regole degli articoli determinativi, seguono le regole della concordanza con il nome che segue, al maschile, al femminile, al singolare e al plurale. Le preposizioni semplici sono di, a, da, in, con, su, per, tra e fra e si combinano con gli articoli determinativi il, lo, i, gli, la, le e l che vale per il maschile e per il femminile. Osserva attentamente questo schema. Tra e fra sono intercambiabili. Di, a, da, in, su si legano all'articolo e formano un solo elemento, ad esempio del, alla, dallo, nei, sulle. Per, tra e fra si legano all'articolo, ma rimangono separate, ad esempio, per il, per le, tra la, fra gli. La preposizione con a volte si fonde con l'articolo. L'uomo coi baffi e col cappello. A volte no. L'uomo con i baffi e con il cappello. Entrambe le forme sono corrette. La preposizione di, quando incontra l'articolo, cambia la i con la e. Di più il diventa del. Dil non esiste. La preposizione in, quando incontra l'articolo, cambia in con ne. In più il diventa nel. In il non esiste. In alcuni casi, la preposizione di più articolo forma l'articolo partitivo, che non è una preposizione e serve per indicare genericamente una quantità. Si usa al singolare prima di nomi non numerabili e significa un po' di. Ad esempio, del pane, dell'acqua, dello zucchero. Si usa
al plurale con i nomi non numerabili plurali, ad esempio degli spaghetti, delle lasagne. Si usa come plurale degli articoli indeterminativi e significa alcuni o alcune, ad esempio un dolce, dei dolci. Facciamo degli esempi. I libri di più il professore. Di più il diventa del. I libri del professore. Vado a più lo stadio. A più lo diventa allo. Vado allo stadio. Vado da più i nonni. Da più i diventa dai. Vado dai nonni. I vestiti sono in più l'armadio. In più l diventa nel. I vestiti sono nell'armadio. Stasera esco con più le mie amiche. Con più le diventa con le. Stasera esco con le mie amiche. Il gatto è su più la sedia. Su più la diventa sulla. Il gatto è sulla sedia. Sono arrivato in ritardo per più il traffico. Per più il diventa per il. Sono arrivato in ritardo per il traffico. Il cactus è tra più la poltrona e il letto. Tra più la diventa tra la. Il cactus è tra la poltrona e il letto. Tocca a te. Usa la preposizione articolata corretta. Stasera vado cinema, miei amici. Stasera vado al cinema con i miei amici. Le chiavi sono tavolo, cucina. Le chiavi sono sul tavolo della cucina. Sono uscito ufficio 8. Sono uscito dall'ufficio alle 8. Le forchette sono cassetto, cucchiai e coltelli. Le forchette sono nel cassetto tra i cucchiai e i coltelli. Se ti è piaciuto questo video, metti un like ed iscriviti al mio canale, La Lidia Online, per non perderti la prossima lezione. Ciao!